Abbiamo salutato Gentile e Chiara e siamo arrivati alle Tremiti, dove Lucio Dalla scrisse la maggior parte delle sue canzoni. Era completamente innamorato di questo posto e si può capire perché. Abbiamo dormito i Gavitelli, adesso ci siamo spostati in questa caletta all'Ancora. Ci sono delle grotte che dopo vorremmo andare ad esplorare. Qua c'è il Desfo italiano. Ieri mi sono aperto un dito, cioè mi è venuto un bel po' di bolle perché abbiamo avuto qualche difficoltà con il chiudere il gennacker, perché la penna si era un po' incattivita. Ciao Cami! Come va? Bene! Ma si riesce? Sì, via! Davvero? Ciao! Ciao! Domenica sera siamo partiti adesso dalle isole Tremiti in Italia per andare di nuovo in Croazia. Abbiamo salutato Chiara e Gentile e ci siamo presi un paio di giorni, neanche un paio, ci siamo presi un giorno di riposo. Adesso stiamo tornando in Croazia. Tra qualche giorno ci aspetteranno Albi e Marika e insieme ritorneremo di nuovo in Italia per il nostro quinto attraversamento del mare Adriatico. Lasciamo l'Italia accompagnati dai colori di un nuovo tramonto. Ci aspettano 12 ore di navigazione nel buio più assoluto, così ne approfittiamo per goderci gli ultimi sprazzi di luce. In mezzo al mare scendo a cucinare una cena veloce. Stasera il menù propone hamburger farciti con formaggio e spinaci. Circa mezzanotte e mezza, noi siamo a metà strada, in mezzo al nulla, e Andrea mi ha svegliata perché laggiù ci sono una serie di lampi molto forti. Non riesco bene a capire come sia la perturbazione, nel senso che non si vede troppo se è spessa, se è alta, se è bassa. La main storm si è abbattuta sul capoluogo Scaligero. Sono caduti alberi, si sono verificati numerosi allagamenti. Mamma! Non ho mai visto una cosa del genere. Vi starete chiedendo, ma perché navigare con questo tempo? Perché stando alle previsioni, noi navigavamo fuori dalla zona di pericolo. Allora, è l'una. Siamo a 27 miglia da Vis, quindi più o meno metà strada, con una velocità di 5 nodi e 6, 27 miglia sono 5 orette più o meno. Arriva il sodo. Ci sono un po' di lampi alla nostra sinistra, cioè a ovest. Niente, speriamo di evitarci lo scroscio d'acqua, speriamo di evitarci il temporale. Comunque siamo noi preparati. Ci siamo preparati. Stivali, cerate. Ci sono le giacche pronte, maschere dove essere uno scroscio con vento, protegge il cellulare, abbiamo legato la randa in modo tale che se entra una bomba è già chiusa, ho fissato il gennacker con uno stroppetto all'albero che non si muove. Siamo pronti? Siamo pronti. Siamo qui, in attesa dell'arrivo di questa perturbazione. Non si vede niente di fronte a noi. Quello che possiamo descrivere è che gradualmente è iniziato ad aumentare il vento, adesso c'è un po' di vento, ma non ci fidiamo di aprire le vele. Siamo in un corridoio. Dai mamma, di biscotti al cioccolato. Mangiando dei biscotti al cioccolato. Per un'oretta e mezza erano finiti i lampi e i fulmini. Adesso abbiamo visto un fulmine che ha illuminato il cielo a giorno. Un bel fulmine, a poppa però, non è più a babordo ma è a poppa, quindi eccone un altro. Stiamo presupponendo di superare questo temporale. Nel frattempo io mangio altri biscotti. Allora,
siamo a 15 miglia da Bisevo, è iniziato a piovere in modo abbastanza leggero, i lampi si sono spostati oltre la nostra poppa, quindi logica, il grosso sta andando, sembra essere totalmente sull'Italia. Come stai? Hai fame? No. Non hai fame? Perché ha mangiato 25 biscotti al cioccolato e 31 taralli. E poi fa, ho un po' di peso sullo stomaco. Sono le? Sono le... Poi mi dici che sono le? 5. Sono le 5.54. Questa è la situa. 15 diceva tempo sereno, pulito, non un filo di olio, mare calmo. Cielo limpido, terso, non una nuvola a vedersi neanche all'orizzonte, va. Ma per fortuna non abbiamo preso neanche una goccia di pioggia. O di mare, si sono placati. Ma tutto bene, questa è il cibo. Questo è il bis. Siamo arrivati! Amorino, com'è andata la traversata? Che carina! Un po'. Ciao pubblico! Ciao pubblico, non si vede un tubo! Ecco il T-Rex, sentitelo, sentitelo in diretta! Ciao amici, ci vediamo dopo! Ciao, ciao! Alla fine abbiamo superato anche questa. Nonostante l'ironia delle riprese, non è stato facile trovarsi nel mezzo del mare Adriatico in una notte senza luna con i lampi come unica fonte di luce sul mare. Non sapevamo se sarebbe arrivato un temporale e siamo felici che non sia successo. Siamo arrivati, abbiamo ormeggiato. Camilla si è prontamente buttata in acqua. L'ho seguita a ruota, veloce come un razzo. Non ho esitato un secondo a entrare in acqua. Siamo arrivati a terra, abbiamo fatto due passi. Abbiamo cercato di fare amicizia con un gatto. Con scarsi risultati, ma era malato, quindi meglio così. E siamo tornati. Un po' di rest di pioggia. Non era prevista pioggia oggi, come non era previsto il maltempo di ieri notte, che brutto. Per fortuna Andrea non mi ha dato ascolto e siamo venuti qui che è un po' più riparato. No dai, facciamo meno strada. Oh. Ciao, stiamo navigando da Popovice nel Giugiam, siamo partiti alle 6:30, 7, tratta corta 6 miglia, abbiamo un po' di motore dentro ma facciamo 3 nodi e 6 perché c'è un po' di vento di mare contro, ve lo facciamo vedere. Noi ci siamo svegliati in questa meravigliosa baia di Nechujam. Dato che siamo all'interno di un'insenatura, oltre a noi imperversa il vento, dentro è una calma piatta, abbiamo deciso di testare la nuova disciplina presto olimpica di Andrea, e cioè pool surf. Approvato al 100%, è stato molto divertente, sono divertita più io di voi. Più stancata o più divertita? Allora, è stato veramente stancante, a un certo punto non riuscivo neanche più a stare in piedi, non riuscivo neanche più a tenermi in equilibrio, però tanta roba, ha meritato ogni fatica. Io direi totale. Totale.
un gruppo di ragazzi del posto ci ha suggerito di andare a scoprire un relitto affondato nei paraggi. Contessa è una barca turistica in legno affondata nel 2010. Era ormeggiata nella baia di Maslinica durante l'inverno, quando attraverso una falla l'acqua ha cominciato a scorrere all'interno e l'ha fatta affondare. Oggi il relitto è appena sotto il pelo dell'acqua e non è segnalato. Bisogna dunque prestare la massima attenzione mentre si naviga. Passiamo il tempo esplorando la nave e i suoi dintorni. Tra una bracciata e l'altra ci accorgiamo della presenza di un simpatico oggetto appoggiato sul fondale. Finito il giro di ricognizione, liberiamo l'ancora e torniamo in barca. Giovedì venerdì? Allora, oggi è giovedì e abbiamo passato la giornata nel pieno totale relax. Andrea ha pulito la murata, io mi sono rilassata Io mi sono rilassata sulla settimana enigmistica. Per la prima volta dopo almeno 2 settimane scenderemo a terra. Cosa dici? Sono emozionata. Perché 2 settimane? 2 settimane. Questo è, ci rende un po' emozionati. Io non sono più abituata a vestirmi per uscire. L'outfit lo mostriamo. Siamo tutti e due un po' in fibrillazione per questo evento. Prendo la pizza. Questa è l'ultima sera che passeremo qui a Nechujam. Domani infatti torneremo a Spalato e lì ci raggiungeranno Albi e Marika. È stata veramente una settimana fantastica. Ci siamo divertiti e ci siamo riposati. Non potevamo chiedere veramente niente di meglio. Qui, ma qui in generale in Croazia, non c'è ci guardano tutti male perché siamo gli unici che girano con la mascherina. È successo che siamo arrivati qui, ci hanno detto togli la mascherina, togliete la mascherina. Quindi tipo cosa? Adesso siamo all'aperto e siamo tutti distanti, quindi l'abbiamo tolta. Abbiamo preso le pizze e ora torniamo a casa. Ok, siamo qui, abbiamo preso le pizze e adesso ci godiamo l'ultima notte fuori con pizza e film. Che meraviglia!